Personale sanitario delle strutture pubbliche e private accreditate, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti, veterinari e sanitari operanti nelle RSA e nelle case di riposo, compresi gli ospiti delle strutture. Sono le categorie che con l'avvio della campagna vaccinale anti-Covid a marchio Pfizer avranno la precedenza sull'immunizzazione al virus che ha generato la pandemia. E questo il campione iniziale di 29.000 persone corrispondenti agli aventi diritto e per i quali già tra il 10 e il 15 gennaio 2021 l'Abruzzo potrebbe ricevere tra 26 e 27.000 dosi, pari a circa il 90% del calcolo anagrafico, con uno scarto corrispondente a possibili dinieghi, essendo il vaccino su base volontaria. Per avere un quadro dai confini più certi, è stata attivata un'apposita piattaforma telematica regionale, raggiungibile sul portale Sanità della Regione Abruzzo, che raccoglierà le adesioni che non saranno vincolanti alla vaccinazione tra le categorie con precedenza. La candidatura andrà formalizzata entro le ore 18 di domani, venerdì 18 dicembre. Scaduti i termini per l'adesione, la piattaforma rimarrà comunque attiva fino al 31 dicembre, ma la somministrazione delle dosi rispetterà la precedenza acquisita con le registrazioni effettuate entro il 18 dicembre. Il cronoprogramma prevede che entro settembre 2021 il 70% della popolazione abruzzese sia coperta da vaccino, così come annunciato nei giorni scorsi da Claudio Damario, direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo. Dopo gli operatori sanitari, la priorità sarà infatti data agli anziani oltre ottantenni, poi alle persone tra 60 e 79 anni e a quelle con più malattie croniche, seguite dai lavoratori delle forze di polizia e dagli insegnanti. Da ultimo toccherà ai più giovani. Sul fronte puramente operativo, lo stoccaggio del vaccino del colosso Pfizer in Abruzzo farà capo presumibilmente ai quattro ospedali dei capoluoghi di provincia per ragioni legate alla conservazione del preparato a meno 75 gradi. Intanto, lunedì si potranno avere dati più certi sul numero delle adesioni volontarie alla campagna vaccinale anti-Covid registrate sulla piattaforma digitale della regione. Poi, numeri alla mano, sarà possibile anche stabilire l'esatta ridistribuzione delle dosi tra le quattro ASL provinciali.